Allora, 20-21 settembre si voterà il referendum sulla riforma costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato, mantenendo i senatori a vita. E oggi a 1 mattina proseguiamo la serie dei dibattiti con esponenti politici, giuristi ed esperti per ascoltare le ragioni del sì, cioè di quanti vogliono confermare la riforma approvata in Parlamento e le ragioni del no, cioè di quanti invece vogliono bocciare la riforma approvata. Oggi ne parliamo con il senatore Dario Parrini del PD, presidente della Commissione Affari di Palazzo Madama per il fronte del sì, naturalmente, e Elena Grandi, co-portavoce della Federazione dei Verdi per il no. Benvenuti a entrambi. Ma prima, per capire meglio cosa è in Buongiorno. ballo in questo referendum, vediamo il servizio del collega del TG1 Francesco Cristino. Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle ore 15 gli italiani saranno chiamati a votare per confermare o respingere la riforma costituzionale che riduce il numero di deputati e senatori, riforma approvata dal Parlamento ad ottobre 2019. Da 630 a 400 alla Camera, da 315 a 200 al Senato, mantenendo i senatori a vita. Per i seggi esteri i deputati scendono da 12 a 8, i senatori da 6 a 4. Chi vota sì conferma la riforma, chi vota no la rigetta. Si tratta di un referendum confermativo che non prevede quorum. L'esito sarà quindi valido anche se non sarà raggiunto il 50% più uno dei votanti. Potranno votare tutti gli italiani maggiorenni, residenti all'estero, voteranno per corrispondenza. Per il referendum ci sarà una sola scheda. Nella stessa tornata elettorale si voteranno anche le supplettive per il Senato, il rinnovo di 7 giunte regionali e di più di 1.000 comuni. Senatore Parrini, iniziamo da lei. Lei sostiene le ragioni del sì. Ecco, ci può elencare almeno 3 motivi per votare il taglio dei parlamentari? Perché l'abbiamo sempre proposto in tutte le riforme costituzionali avanzate all'opinione pubblica negli ultimi 20 anni, perché può essere un contributo a un miglior funzionamento, un aumento dell'efficienza del Parlamento, perché ci fa diventare simili ad altri paesi europei di popolazione comparabile con la nostra. Noi oggi abbiamo un parlamentare elettivo con pieni poteri legislativi ogni 60.000 abitanti. Regno Unito, Francia e Germania, cioè i paesi europei più simili a noi, hanno un parlamentare elettivo con pieni poteri legislativi per un numero di abitanti tra 100 e 130.000. Se passa la riforma, noi diventiamo un paese che sta nella media europea con un parlamentare ogni 100.000 abitanti. Queste mi paiono 3 ragioni per sostenere la riforma, che secondo noi è un primo passo, non è da sola sufficiente a migliorare le istituzioni. Abbiamo in Parlamento e nell'accordo di governo proposto dei correttivi e delle compensazioni per quanto riguarda il numero dei delegati regionali, per quanto riguarda la legge elettorale, per quanto riguarda la base di elezione del Senato e per quanto riguarda la possibilità per tutti i cittadini maggiorenni di eleggere anche i senatori e per la possibilità per chi ha 25 anni di essere eletto senatore, quindi con la parificazione dell'età di elettorato attivo e passivo delle due Camere. Completata con queste misure, la proposta di riduzione del numero dei parlamentari sta in una tradizione di riformismo costituzionale che, per quanto riguarda il mio campo, il centro-sinistra, è iniziata nel 1979. Da allora in poi abbiamo sempre detto che, essendo nel 70 stati istituiti consigli regionali e quindi avendo anche 900 consiglieri regionali eletti direttamente dai cittadini e poi dal 79 75 parlamentari europei, non si può dire che diventando come gli altri paesi europei si uccide la rappresentanza e si fa della demagogia antiparlamentare. Ci sono ottime ragioni per un sì, che sia non populista ma riformista e ragionato a questa riforma costituzionale. Ripeto, da completare con correttivi per noi fondamentali. Grazie senatore. Spazi brevi vi chiedo, così possiamo fare tante domande e dare tante risposte. Naturalmente il senatore Dario Parrini è presidente della Commissione Affari
costituzionali, mi ero dimenticato questa parola che non mi veniva. Andiamo invece da Elena Grandi, lei sostiene il no al taglio dei parlamentari, allora chiediamo anche a lei quali sono i suoi tre buoni motivi per bocciare questo referendum. E dunque, innanzitutto perché non è esattamente come ha detto il senatore, noi diventeremmo rispetto ai paesi con la doppia Camera il penultimo paese in Europa quanto a proporzione tra rappresentanza tra elettori ed eletti. Scenderemmo allo 0,7%, saremmo davanti solo alla Polonia e parificati alla Germania, che ha comunque un sistema elettorale molto differente dal nostro e un'organizzazione di Stato molto differente dal nostro. Ma il tema non è solo questo, il tema è che noi con questo referendum, che per noi è un referendum incostituzionale, non costituzionale, e la legge è incostituzionale, andremo a privare i cittadini del loro diritto di espressione, andremo a privare dei territori che già oggi sono territori che soffrono per l'abbandono e anche per la scarsa considerazione e la cura dei nostri governi rispetto ai problemi che hanno, che sono problemi ambientali, problemi sociali, problemi di povertà, problemi di integrazione, problemi di trasporto, che perderebbero, ad esempio la Basilicata ridurrebbe del 57% la sua rappresentanza. Noi stiamo parlando quindi di una manovra che non solo è estremamente populista, non solo non ridurrebbe la casta, ma anzi potenzierebbe la casta, che potrebbe finalmente avere la sicurezza di avere chiuso la bocca a tutte quelle forze minori, a quelle forze di opinioni che negli anni hanno combattuto e ottenuto importantissime riforme. Basti pensare al divorzio. Sarebbe arrivato 20 anni dopo il divorzio in Italia se non ci fossero stati i partiti minori, perché il PD e la DC erano contrari. Ecco, questo è l'esempio di come noi stiamo cercando di zittire le persone, il diritto di espressione, il diritto di rappresentanza, e di portare la casta, quella vera, a riuscire a fare quello che vuole, eleggendo solo le persone che sono allineate con quei partiti forti che rimarrebbero soli a rappresentare gli italiani e il loro diritto di voto. Grazie Elena Grandi. Torniamo dal senatore Parrini. Insomma, è un tema che emerge sempre tra chi è contrario a questa riforma, cioè il nodo della rappresentatività. Lei cosa risponde a chi sostiene che il taglio dei parlamentari mette a rischio questo principio? Rispondo innanzitutto che i numeri che ho fornito prima sono esatti e verificabili, e mi riferivo ai parlamentari elettivi, ma non voglio fare polemica su questo, avrebbe poco senso continuare con i numeri, bombardiamo gli ascoltatori e facciamo loro comprendere molto poco. Dico che non c'è nessun pericolo per la rappresentanza, perché c'è un numero minimo di senatori eletti per regione che consente comunque a tutte le regioni un'adeguata rappresentanza, e avremmo un numero di senatori e di deputati pari a 600 complessivamente, che potrebbero svolgere il loro lavoro con uno snellimento delle procedure, con un maggior approfondimento dei temi in discussione in Parlamento. Io credo che questa idea, che chi sostiene il sì sia contro il Parlamento e contro le minoranze, sia catastrofista, mira a creare una paura ingiustificata nell'opinione pubblica, e mi sembra una fuga da una discussione di merito che invece dovremmo fare. Noi dovremmo domandarci come si difende meglio la dignità del Parlamento. Io credo che la dignità del Parlamento la si difende non soltanto con una attenzione molto forte a lottare contro qualsiasi forma di demagogia antipolitica, ma anche rendendo le nostre istituzioni più capaci di svolgere il loro lavoro con velocità, con speditezza e con procedure adeguate ai tempi. Io credo che la riforma rappresenti un primo passo in questa direzione. L'ho detto con molta onestà intellettuale, non basta, serve altro. Penso che molte cose che sono state proposte in passato, come una differenziazione delle funzioni tra le due Camere, dovrebbero essere recuperate, dovremmo pensare a istituti come la sfiducia costruttiva, ma non è certamente rinchiudendosi in un conservatorismo per cui non si può toccare nulla che noi facciamo un servizio
ai nostri cittadini. Quindi serve coraggio, lucidità, e penso che non si debba mettere nella discussione una serie di paure e di allarmi che veramente non hanno fondamento. Basta guardare quello che avviene nel resto del nostro continente. Da Elena Grandi, i fautori della riduzione dei parlamentari dicono che così si guadagnerebbe in termini di efficienza dell'attività in aula. Lei non trova che sia così? Ma no, non credo che l'efficienza dei lavori parlamentari possa dipendere dal numero dei presenti e dal numero dei deputati e dei senatori. Credo che l'efficienza dipenda esclusivamente dalla qualità e dalla volontà di chi ha un ruolo e riveste questi ruoli nelle commissioni e che quindi sia in grado di lavorare in maniera efficace. Purtroppo stiamo vedendo che non è così. Purtroppo sappiamo tutti benissimo che l'efficienza e l'efficacia dei lavori parlamentari non dipende dal numero, anzi, paradossalmente, riducendo il numero probabilmente si rallenterebbero i lavori di molte commissioni, salvo ritornare a quello che dicevo prima, e cioè trovarsi nella situazione per cui si è in tre o quattro forti partiti a cantarsela e a suonarsela, e a quel punto è evidente che le commissioni lavoreranno velocemente, ma sarà persa la democrazia, il concetto stesso di democrazia. Guardi, io non credo che sia una questione di conservatorismo, è una questione molto più profonda, è una questione di rispetto della nostra Costituzione e del diritto dei cittadini che all'articolo 3 sono chiamati a votare e comunque a essere tutti equiparati. Noi stiamo parlando sostanzialmente di questo. Quanto appunto ai lavori delle commissioni, penso che dipenda dalla qualità dei nostri parlamentari e devo dire senza nessun problema che obiettivamente la decadenza e il depauperamento della qualità dei nostri eletti in questo periodo è tale per cui credo che non sia proprio questo il problema, quello delle commissioni, di quante persone sono composte e di come i lavori si svolgeranno. Grazie. Aggiungiamo a questa cosa una cosa secondo me molto molto... sì, va bene. Allora, senatore Parrini, nel caso in cui il 21 settembre dovesse vincere il sì, occorrerà a suo avviso procedere con altre riforme? Lei faceva l'esempio della sfiducia costruttiva, insomma, riforme anche di tipo costituzionale, e quali sarebbero eventualmente le priorità? Ma guardi, lo ritengo talmente necessario che il mio partito, il Partito Democratico, ha condizionato la nascita del governo di cui fa parte alla stesura di un accordo che è stato approvato da tutte le parti politiche della maggioranza, che comprende una serie di correttivi costituzionali che sono mirati a far sì che gli effetti positivi della riduzione del numero dei parlamentari possa essere massimizzata e che si evitino i rischi di penalizzazione delle minoranze e di complicazione dei lavori parlamentari. Sono i correttivi che ho ricordato prima e che sono già in avanzato stato di discussione in Parlamento, e noi pensiamo che alcuni di questi riusciremo anche a portarli in aula prima del referendum, e siamo impegnati affinché una prima votazione su una legge elettorale proporzionale avvenga prima del referendum, perlomeno in commissione, ma noi speriamo di poterci riuscire anche in aula. I correttivi, voglio ricordarli molto velocemente, rappresentano cose come la parificazione dell'età di elezione dei senatori e dei deputati e dell'età al quale si può essere eletti senatori e deputati, la riforma dei regolamenti parlamentari, che non è una cosa costituzionale ma è altrettanto importante, la riduzione dei delegati regionali nell'elezione del Presidente della Repubblica affinché non siano alterati i quorum per l'elezione del Presidente in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari, e cosa molto importante, la possibilità che il Senato sia eletto non su base regionale ma su base circoscrizionale. Questo perché se c'è questo cambiamento, ed è una delle riforme più avanzate, non c'è nessun rischio di compressione delle minoranze nella Camera con meno componenti, che sarà il Senato con 200 senatori. Il rischio è ovviamente di compressione delle minoranze del tutto inesistente, basta saper fare un po' di conto nella Camera più grande, che è di 400 componenti, con qualsiasi sistema elettorale noi si vada a votare, ma noi ne vogliamo uno che tuteli le minoranze e allo stesso tempo la governabilità. Io dico che se passa il sì al referendum noi riusciremo ad aprire la strada anche ad altri cambiamenti, se passa il no non cambieremo niente e rimarremo non uno Stato del Sud America, perché non lo siamo, ma uno Stato con istituzioni
congegnate in maniera inefficiente e imperfetta. Allora, ripartiamo da questo, Elena Grandi. Ecco, se vince il no, tutto resta invariato, ma da tempo nel nostro paese si parla di riforme costituzionali. Da dove bisogna ripartire, secondo lei? Beh, sicuramente bisogna attuare una serie di riforme, e molte delle riforme che sono state elencate adesso ci vedrebbero anche d'accordo, al di là del grande problema di una legge elettorale che con questo referendum sarebbe drammatica, e questo tra l'altro è stato detto molto chiaramente anche dal segretario del PD Zingaretti pochissimi giorni fa. Teniamo conto che è evidente che ci vogliono delle riforme della Costituzione per allinearci anche ad altri paesi, però teniamo conto che questa riforma del taglio dei parlamentari, il PD stesso ha dovuto, come dire, è stato lo strumento con cui ha fatto un accordo per creare questo governo. E quindi è curiosa anche questa posizione per cui le riforme necessarie costituzionali sono strettamente legate al successo di un referendum, che peraltro rischiamo che ci sia, perché non c'è un quorum, c'è un'informazione scarsissima e sembra anche abbastanza voluta. Lo stesso PD, ripeto, mi spiace dirlo, ma è un'intervista che abbiamo letto tutti sul Corriere, il segretario del PD Zingaretti ha detto chiaramente che non dà ai suoi di non dare indicazioni di voto, c'era scritto questo. Quindi perché noi dobbiamo credere che le riforme necessarie debbano essere strettamente collegate alla riduzione dei parlamentari? Non è così, e non è così, tanto è vero che abbiamo un referendum senza quorum e quindi sarà una passeggiata. Se noi sapremo raccontare le ragioni del no, forse vinceranno le ragioni del no, ma non c'è informazione. Il referendum è stato accorpato alle elezioni amministrative e è la prima volta che succede dopo il 1989, in cui erano elezioni europee e è stato accorpato un referendum di riforma costituzionale. Quindi noi siamo di fronte a una manovra politica che adesso, senza fare nessun tipo di complottismo né di dramma, però stiamo rendendoci conto che c'è una manovra in atto per cui il Movimento 5 Stelle ha basato la sua campagna elettorale degli ultimi 10 anni sul tema della casta, della riduzione dei costi della politica. Ripeto che i costi della politica saranno ridotti dello 0,007 del totale della spesa pubblica. E quindi sinceramente mi chiedo perché debbano essere collegate queste due cose. Abbiamo terminato il nostro tempo, noi qua. L'informazione sul referendum l'abbiamo fatta, la facciamo, la continueremo a fare, è servizio pubblico il nostro obbligo, ma è il nostro obbligo.